Bene, la nostra storia nasce in realtà dal teatro. Lui è un cantante lirico che ha lavorato sempre al Teatro Reggio di Parma, mentre io lavoro come attore danzatore, regista, ultimamente scenografo. Quando ci siamo messi insieme nella vita abbiamo iniziato a collaborare anche artisticamente e lui ha realizzato molti dei pezzi delle mie performance e dei miei spettacoli. Durante i primi accenni di crisi abbiamo iniziato a dedicarci alle decorazioni di dolci, all'inizio solo per gli amici, e poi abbiamo visto che insomma ci venivano particolarmente bene e ci siamo appassionati ad approfondire autonomamente varie tecniche. Siamo andati per caso a Londra, abbiamo visto la Hemingbird Bakery, dove in esposizione c'erano delle meravigliose torte, più semplici magari di queste, però era la prima volta per noi che vedevamo un oggetto di questo tipo, e quindi siamo tornati a casa con la voglia di provarci. Lui è un maniaco dello shopping, quindi ha comprato qualsiasi tipo di strumento e io poi alla fine ho spinto perché li usassimo e da lì in poi insomma abbiamo praticato un po' di tecniche, tutte quelle che ci sfiziava provare, la ghiaccia reale. Abbiamo usato gli amici come cavie, loro molto contenti di essere usati come cavie, e dopodiché ci siamo lanciati. Perché facevamo anche le torte dentro. Sì. E poi niente, ci hanno convinto loro in realtà a partecipare allo scorso anno al Cake Away. In occasione del Cake Away abbiamo inventato il nostro nome che è Red Carpet Cake Design. Abbiamo partecipato, il pubblico in realtà non ci ha votato molto, perché avevamo presentato un allestimento molto particolare in ghiaccia reale, molto minuzioso, però invece gli amici di Cake Mania e la critica diciamo, ci ha dedicato un premio, e da lì in poi le riviste hanno iniziato ad avere interesse nei confronti del nostro lavoro. Abbiamo iniziato a girare per fiere, quindi per eventi dove abbiamo fatto dimostrazioni e alla fine, che spero sia solo l'inizio, da gennaio collaboriamo con l'Automatica TV, dove abbiamo un piccolo spazio settimanale dedicato al cake design, dove tra il pasticcio simpatico con Serena Garizza diciamo, prendiamo l'occasione per mostrare alcune nostre creazioni, insomma quelle che vedete, quelle che esporremo a Cake Away in questi giorni, e mostriamo dei piccoli passi per imparare a creare da soli le decorazioni, così come faremo nei corsi che ci saranno durante il Cake Away, dedicati sia ai bimbi che a queste versioni più diciamo da matrimonio eleganti.